Ciao ciao e benvenuti nel canale, bentornati per chi vi segue da sempre, benvenuti i nuovi iscritti, ciao a tutti, insomma. Allora, oggi faccio un video che non faccio quasi mai, ovvero i preferiti del periodo. Non lo faccio mai per il semplice motivo che, diciamo che non è che classifico delle cose come preferiti del periodo, perché magari non mi viene nemmeno in mente. Però ammetto che ultimamente sono a corto di idee di video, quindi anche se avete dei suggerimenti, scrivetelo nei commenti, così magari mi date qualche spunto, anche perché a me piace fare soprattutto o video tutorial su cose artistiche oppure video vlog, però ultimamente non sto andando in giro, quindi insomma, è un po' difficile. E allora ho detto facciamo i video dei preferiti del periodo. Quindi so che in realtà in questa tipologia di video ci sono dei... mi stavo andando di traverso, scusate. Comunque c'è un elenco, insomma, di cose, ma io non lo seguo da brava YouTuber e quindi vi dirò i preferiti del mese così come mi verranno in mente. Allora, il primo preferito del mese è Canzone del Mese. Diciamo che io sto ascoltando proprio allo sfinimento, in particolare due canzoni perché mi piacciono veramente tantissimo. E la prima è Portami Via di Fabrizio Moro, che è quella di Sanremo, mi piace tantissimo, la adoro, la adoro. Già quando era a Sanremo l'ho ascoltata un paio di volte, un paio di sere, e ho detto è una bella canzone, a me piace sinceramente. E quindi niente, mi piace veramente tanto. Mentre la seconda canzone che sto ascoltando da un po' di tempo, a dire la verità, però mi piace molto, è di Fedez, Alessandro Amoroso e J-Ax ed è Piccole Cose. Trovo che sia veramente, veramente una canzone carina e soprattutto vera, perché se ascoltate le parole, secondo me almeno ci si rispecchia parecchio la gente e quindi mi piacciono molto. Poi, telefilm preferito del periodo, io vi dico Shadowhunter. Dunque, io diciamo che leggo parecchie cose negative su questo telefilm, nel senso che non piace alla gente, dicono che gli attori non recitano bene, che non sono bravi, eccetera, eccetera. Allora, c'è da dire che io la seguo in italiano, quindi non in lingua originale, quindi non saprei dirvi se gli attori non recitano bene, se recitano male, se recitano benissimo, non saprei perché non l'ho mai vista la recitazione originale. Il doppiaggio sinceramente non mi dispiace, non lo trovo male e mi piace come show, mi piace, uno show leggero. C'è anche da dire che io non ho mai letto i libri, non ero fan della saga del film, insomma, quindi magari anche quello influisce. Comunque, niente, a me piace, trovo che sia un telefilm molto molto carino, con una bella trama, dei bei personaggi, eccetera, quindi per me è il preferito di questo mese. Poi passiamo al prodotto preferito mangereccio, ovviamente preferito nel senso particolare che ho trovato ultimamente ed è questo. Il Duplo Dark è buonissimo. Allora, io non amo le cose che hanno dentro le nocciole o comunque i pezzi di nocciola, però questo mi piace tantissimo. Sarà anche che io con l'intolleranza al latte era un bel po' di tempo che non mangiavo, tra virgolette, schifezze, mettiamola così. Mentre le cose al cioccolato fondente le tollero di più perché hanno meno latte dentro e quindi diciamo che l'ho provato e mi piace veramente molto, è veramente veramente buono, quindi straconsigliato. Non so se è un'edizione limitata perché io la trovo solamente in alcuni supermercati, in altri trovo solo il classico Duplo. Quindi spero che non sia limitato perché altrimenti mi mancherai tantissimo quando andrai via. Poi passiamo al make-up preferito e io vi mostro questo qua, il Camouflage di Essence. Allora, devo dire che ho visto parecchie recensioni di questo prodotto, diciamo così, e non è piaciuto a moltissime persone, non è piaciuto. Io invece mi ci trovo bene, mi ci trovo molto bene. Io ce l'ho nella colorazione 30 vanilla, praticamente, beige vanilla, ed è così, ed è già anche, ups, a parte lo specchio. Vedete, ha il buchino perché lo sto usando veramente molto. Mi piace perché in pratica io lo uso in due modi. Allora, quando magari sono di fretta, però ho una serata o una giornata che so che starò via, diciamo, un po' di ore, lo uso quasi come un fondotinta, quindi lo carico bene o su una spugnetta o su un pennello, ma più su una spugnetta.
e lo passo proprio come se fosse un fondotinta. E mi dà un buon risultato, cioè abbastanza coprente comunque, un prodotto che copre abbastanza le imperfezioni. E niente, mi piace anche usarlo così. Quando invece lo voglio utilizzare più leggero, lo uso come cipria, quindi prendo un pennello e lo uso come cipria. Come durata? Beh, come durata forse non è proprio come dice qua long lasting, perché forse non è che dura proprio 16 ore, cosa che promette, non so bene, però di solito questi prodotti tante ore, eccetera. Però comunque a me piace molto appunto per questa versatilità che ha. E mi piace appunto, lo sto usando tantissimo, ne ho anche ricomprato un altro per la paura che finisse, quindi ne ho un altro nuovo e come dice qua copre coprenza forte, matte completamente opaco e poi vabbè long lasting, quello un pochino meno forse, però comunque mi piace moltissimo. Sempre altro prodotto, diciamo parte make up, pelle, è questa maschera della Garnier, la Skin Active. Allora, ero sempre curiosa di provarla, adesso mi tengo così, ero sempre curiosa di provarla, la vedevo nei video, la vedevo sempre in giro quando andavo, eccetera, poi non l'avevo mai provata. Poi una mia amica mi ha detto che era una vera bomba, cioè veramente una idratazione bomba, e io l'ho provata e ho provato solo questa rosa, questa qua per pelli praticamente sensibili, secche sensibili. E devo dire che in effetti mi piace tantissimo. Io non la uso 15 minuti come c'è scritto, ma la tengo 10 perché sinceramente sono una molto paziente in queste cose, quindi dopo 10 minuti mi rompo e me la tolgo. Però mi piace da morire perché la pelle dopo è liscia, morbida, profumata, insomma è bella. La cosa che a me non piace delle maschere, ma non di queste in generale, è che ti congela la faccia, almeno a me fa questo effetto e non è molto piacevole, specialmente in inverno, comunque vabbè. Passiamo all'ultimo preferito che vi faccio vedere, che in realtà è un videogioco. Guardatelo qua, Zelda Majora's Mask. Questo forse ve l'avevo già fatto vedere perché in realtà è tantissimo tempo che ce l'ho. Sarà almeno un paio d'anni. Però cosa è successo? Che praticamente quando l'avevo preso mi ero interrotta più o meno a metà del gioco. E l'avevo proprio abbandonato, l'avevo lasciato al suo destino, non avevo più voglia, non mi prendeva più, eccetera. Scusami Zelda, lo so. E niente, ultimamente nei momenti di noia invece ho detto, ma proviamo a riprenderlo e ci giochiamo. E quindi sono arrivata all'ultimo livello di questo bellissimo videogioco. Mamma mia, quanto è lucida sta scatola che fa tutte le luci, ma vabbè. E niente, devo dire che a me non è piaciuto questo Zelda Majora's Mask, l'ho trovato abbastanza complicato e poi appunto non mi fa impazzire, anche se so che per gli esperti, per gli appassionati è uno dei migliori giochi, però a me non è piaciuto tantissimo, anche proprio come trama, non lo so, non mi ha entusiasmato e comunque niente, adesso dovrò battere il super cattivo all'interno della luna e vedremo quando lo finirò. Bene ragazzi, questo era il mio video dei preferiti del periodo, spero vi sia piaciuto. Come vi ho detto, se volete lasciarmi qualche idea per qualche video, se sarà fattibile, insomma, se mi andrà di farlo, eccetera, eccetera, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!